quindi credo che sia una discussione che ci sia. A mio avviso, e sarò sicuramente definitivo, con l'uscita di Sansovino e Mallele hanno cambiato la dinamica della partita. Mica il discorso Scaglia l'ha spiegato, diciamo, male, sarebbe stato di sostituzione. A mio avviso, un giocatore come Mallele faceva anche il centrocampista, uscendo dalla rosa incredibile della sua squadra. Questo è il mio pensiero. Domanda. Una domanda, una riflessione. Allora, è quello che sbaglio di meno sono tutti, non c'è niente di quello che gli devo tutti i giorni. Ma lei è la prima volta che si è particolare, non si spiega meglio tutto io, che è una discussione che mi ha ricordato la famiglia e gli ha fatto cercare che non si era spesso. Non so, che è stato molto bravo per la loro ultimo, ma di più di quanto non poteva fare. Quella partita ha avuto un momento chiave quando ne siamo rimasti in 10. Abbiamo trovato una settimana, Marco Sansovino è una casa che è stato come 3 mesi per infortunio e è rientrato a regime con la squadra la prima settimana. A 8 minuti dalla fine, guai non avessi delle soluzioni alternative, tra 8 minuti potrei spararmi. Non penso che poi sia venuto la situazione. Quindi la fotografia della partita non penso che abbia priorizzato la scelta. La partita è stata una partita bellissima, tra l'altro come sempre con il Trapani. Sono anche un po' contento di parlare bene del Trapani, che è un allenatore di Boscaglia con un percorso molto simile al mio, mi riempie un po' d'orgoglio. Sono stati in Lega Pro quest'anno, abbiamo portato in orchestra con buonissime squadre, noi siamo qui dietro. E Dario dicendo che siamo un anno indietro rispetto al Trapani, perché siamo in questa categoria. Abbiamo avuto qualche piccolo intoppo di qualche giocatore arrivato dopo, di qualche infortunio, di qualche nazionale, siamo un po' dietro nella costruzione, stiamo cercando la nostra identità. La troveremo attraverso la grande forza, la grande determinazione, la grande compattezza che abbiamo, il Presidente, la società e io nel conquistare questo challenge. Oggi è stata una partita splendida, mi sono cercato molto, ma molto bene. L'unico rammarico, anche se secondo me poi alla fine il risultato è giustissimo, nel caso di cose che non c'era, l'ho visto, perché prima di parlare secondo me non lo sono mai visto subito, di cose che non c'era, c'era 110. Però, questo mi ha parlato dell'episodio delle sostituzioni, questa è una partita, che fa anche Ecco, mister, buonasera. D'accordo sul fatto che è stata una partita bella, sul piano delle emozioni, per continuità, per contenuti tecnici e tattici. Si vedeva che l'avevate preparata in un certo modo, per due allenatori che poi si conoscono a vicenda abbastanza bene, come diceva lei. Sul fatto del rigore, su me posso essere d'accordo, però credo che non c'era, che non ci fosse, però forse l'avrebbero voluto compensare su precedenti episodi che si erano verificati, ma al di là delle proteste poi in campo. Però penso che la partita di oggi potrebbe diminuire la partita esatto, infatti non ne parliamo. Diciamo che voi al di là del vostro punticino, ora sono due per fortuna in classifica, ci sarà tempo per recuperare, perché è un campionato molto equilibrato, avete dimostrato già cioè, questa sera, non si vedeva, di essere ambientati già in questo campionato di Serie B. Primo tempo sicuramente pressing alto a tutto campo, questo ha dato fastidio a Trapani, che poi però nel secondo tempo ho cercato di prendervi il visto, ecco perché giusto per dare alla fine il risultato è ma è una fotografia perfetta, trinita dalla partita, perché tante volte poi queste conferenze stampa io dico che piace guardare un po' di calcio, perché se no poi penso che anche per voi possa essere l'argomento di scrivere un articolo con più così bello, con più serie. Guardiamo che è stata una bellissima partita. Guardiamo una volta che è stata una bella partita di calcio, dove tutti vanno a casa con qualche rammarico e con qualche gioia. Andiamo. Quindi è già un campionato stressante, un campionato lungo. Che, mamma mia, tutti i giorni bisogna spiegare chissà che cosa. Sta bellissimo. Ci sono altre domande? Nel finale, capito 3, quando Abate non è riuscito, per il nostro punto, a mettere la palla in gol, per noi capito, non è dire sembra che voglia che te lo dia. Stamattina mi aveva detto in radio. Avete fatto un viaggio, un buon viaggio di arrivo, speravate di farne uno altrettanto buono. Io vi chiedo allora quanto bene può fare l'Inter a questo punto qui a Trapani, un provinciale che vi porta bene, diciamo. Ma è stato fatto in punti, in campionato di Serie B, 42 partite per una squadra che
c'è consapevolezza e farci una fotografia chiara di quello che siamo, di quello che possiamo fare, soprattutto in questo momento come dobbiamo fare le cose per ottenere dei punti. Siamo in un momento in cui ci stiamo conoscendo, è chiaro che dobbiamo farlo in diversa, perché però abbiamo la convinzione della cama. Guardando un po' al primo tempo, sicuramente a mio modo di vedere sono degli ha sbagliato anche un po' il trapo, soprattutto non c'erano dei giocatori che erano in partita della posizione, non c'erano il campo che erano sottrella, e là anche c'era l'Italia, non sono riusciti a fare il gioco che solitamente fanno. Però è fondamentale il vostro affetto con Botte e Volpe, che praticamente sono stati una cerniera davanti alla difesa, che non hanno creato, ci hanno dato tantissimo a questa squadra. Però io vedo che sono i vostri meriti, ma direi anche dei meriti in campo. Direi che nel calcio si sente sempre, direi che per virgolette, se possiamo chiamare i meriti della squadra nel contempo, io parlerei dei meriti della nostra squadra, perché abbiamo tolto la fonte di gioco, abbiamo tolto bene, una squadra che tanto gioca a calcio, questo non è molto. Quindi siamo usciti in quella linea, è chiaro che il piccolo